No, raga, no, no, lo scherzo del destino, lo scherzo del destino. Gol di De Catete, il gol importantissimo che ha portato in vantaggio e poi ha fatto vincere l'Atalanta. De Catete, adesso tutti piangono, mi sembra già di sentirli. C'erano le vedove di Messias, le vedove di Salamaker, ora le vedove di De Ketteler che piangono, ecco, lo sapevo, farà una stagione da 20 gol, farà il fenomeno, abbiamo fatto l'errore, non dovevamo cederlo. Invece no, raga, invece no, non cadete nell'errore, non cadete nell'errore. Tutti contenti per questo gol, che così, se continua così, l'anno prossimo lo cediamo. E riusciamo, e questi qua lo prendono a 24 più bonus, 27 li intaschiamo. Che sperate che faccia male? Io non lo so, deve fare bene, 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 così se ne va. Intanto comunque fa un gol importantissimo, già fatto meglio della scorsa stagione dove non ha fatto manco questo gol. Ha portato alla vittoria l'Atalanta, un'Atalanta che inizia col passo giusto in una partita veramente difficile contro il Sassuolo, in casa del Sassuolo. Io lo dico adesso, l'Atalanta sarà ancora una bestia nera per questo campionato, per tutte le squadre di Serie A, perché hanno un grande allenatore, Mister Gasp. Raga, volevo farlo questo video perché davvero è sembrato uno scherzo del destino. De Catete, ma chi avrebbe scommesso un euro sul gol di De Catete, il primo gol dell'Atalanta? Manco noi bergamaschi avremmo scommesso in questo. Raga, sempre forza Milan. Ci vediamo più tardi dopo la partita della Juve.